Gesù era un rabbino. Ciao ragazzi e bentornati a Pizza Talk. Oggi parliamo di un argomento delicato e molto interessante. Chi era Gesù per l'ebraismo? E poi due piccole chicche sull'aldilà. Come ospite abbiamo Giuseppe Giusti, studioso di tradizione ebraica. Quindi, siccome l'argomento mi interessa molto e la pizza si sta raffreddando, io direi di iniziare. Ci vediamo dopo la sigla. Allora, prima di tutto, chi è Gesù per l'ebraismo? Gesù era un rabbino. I rabbini erano e lo sono tuttora dei maestri delle sacre scritture. Nei Vangeli, che sono anche una biografia di Gesù, più volte viene chiamato rabbì e lui stesso cita in continuazione i salmi o i profeti delle scritture ebraiche. Alcuni studi affermano che Gesù facesse parte di una setta particolare che dell'epoca che si facevano chiamare i Nazirei. Invece, la figura della Madonna, come è vista? Nella tradizione ebraica la figura femminile è fondamentale. Basti pensare alle spose dei patriarchi, per tutti Sara, la moglie di Abramo, oppure le due figure a fianco di Giacobbe che sono Lea e Rachele. Non dimentichiamoci che tutt'oggi per essere ebrei bisogna essere nati da madre ebrea. Nel cattolicesimo la figura di Maria ha preso importanza solo a partire da San Bernardo e con i cavalieri templari. Nell'ebraismo non gli viene data alcuna rilevanza. Ma è poco rilevante come figura Maria anche per esempio per i protestanti. Molte delle conoscenze che abbiamo su Maria le dobbiamo ai cosiddetti Vangeli apocrifi, che raccontavano un po' la vita familiare e terrena di Gesù, Giuseppe e Maria. Non c'è nessun episodio tipicamente cristiano che viene raccontato anche nell'ebraismo? Il cristianesimo è nato dall'ebraismo. Basti pensare che le sacre scritture per gli ebrei sono sacre scritture anche per i cristiani, l'Antico Testamento. Per gli ebrei, come ripeto, era un rabbino come lo erano molti altri. E nell'ebraismo credo non vengano riportati episodi particolari di Gesù. È la tradizione cristiana che ha dato risalto a Gesù come fondatore di questa religione e ne ha descritto le opere e gli insegnamenti. Ci sono stati altri profeti simili alla figura di Gesù nell'ebraismo? La tradizione cristiana di solito associa Gesù a due profeti, che sono Mosè ed Elia. Mosè ha donato la Torah ed Elia ha donato l'opera del carro e soprattutto è asceso al cielo. Nella tradizione ebraica ci sono due uomini che sono ascesi al cielo, che sono Enoch ed Elia. La tradizione cristiana ha sintetizzato in Gesù le figure di Mosè, il legislatore, ed Elia, il profeta, che viene assunto nei cieli. Cos'è Dio per l'ebraismo? La domanda corretta dovrebbe essere come vede Dio l'ebraismo? Dio è sicuramente unico, come più volte detto nelle sacre scritture. La cosa particolare dell'Antico Testamento è che a Dio vengono dati tutta una serie di nomi diversi, probabilmente per indicare la pluralità della manifestazione divina. Nonostante questa pluralità della manifestazione divina, Dio rimane unico. Per spiegare questo concetto, utilizzo l'esempio che usano i cabalisti per spiegare l'unicità dell'albero delle Sefirot.
In pratica dicono che esiste una luce, questa luce è all'interno di una lampada, questa lampada ha una, ci sono una serie di vetri che compongono questa lampada di colore diverso. Quindi ognuno può vedere un colore diverso della lampada. Comunque la luce all'interno rimane sempre unica. La cosa che sicuramente ha di particolare Dio nell'ebraismo e per esempio anche nell'Islam è la sua immanenza e trascendenza. Due concetti che noi a partire dal Novecento come cattolici, ma in generale come cristiani occidentali abbiamo un po' perso, abbiamo iniziato a perdere la trascendenza e di conseguenza anche l'immanenza. E per la religione ebraica l'anima esiste? In realtà, riguardo all'anima, esistono tre concetti. C'è la parola che viene tradotta con anima nell'Antico Testamento è nefesh. Esiste poi lo spirito divino che viene chiamato ruach, è la stessa parola che indica il vento, probabilmente perché il vento, come lo spirito divino, può essere percepito come presenza, ma non può essere né visto né chiuso in qualcosa. Esiste poi il concetto di Neshama, che è la scintilla divina presente in ciascun uomo. Nel momento in cui l'uomo raggiunge lo stato di Neshama, diventa il tutto e fa parte del tutto. È un concetto molto simile a quello di liberazione presente nelle tradizioni orientali. E l'inferno per l'ebraismo esiste? Cioè, al di là, che idea hanno? Nelle sacre scritture, l'aldilà è citata in sacre scritture ebraiche, chiaramente, l'aldilà è citata in tre modi, come Eden, come Geenna e come Sheol. L'Eden è il posto da cui furono cacciati Adamo ed Eva, ed è una specie di mondo primordiale perfetto. La Geenna è quella che può essere paragonata al nostro inferno. Lo Sheol invece viene citato in generale per indicare il luogo dove vanno gli uomini dopo la morte. Se noi consideriamo molti salmi, il salmista spesso chiede a Dio di non finire nello Sheol e quindi di non morire, perché altrimenti non potrebbe più lodarlo. Nel Talmud babilonese è indicato che i giusti andranno nell'Eden e i malvagi nella Geenna. Se noi consideriamo anche i salmi, l'ultima strofa del Salmo 23 ci dice che l'anima riposerà per lunghissimo tempo nella casa del Signore. E nell'ebraismo, come nel cristianesimo, l'aldilà ha subito una serie di stratificazioni, possiamo dire. E queste stratificazioni sono state addirittura implementate dalla tradizione cabalistica che ha descritto ampiamente questo aldilà e ne ha descritto in particolare i luoghi, le eventuali pene o le gioie che se ne proveranno. In alcuni testi si parla anche di assemblea dei giusti e per finire a volte viene citata anche la Gerusalemme celeste, considerato come luogo dove andranno i giusti. C'è una sorta di fine del mondo per l'ebraismo? Il concetto di Apocalisse come trasformazione radicale di una situazione esistente è presente anche nell'ebraismo. È previsto che risorgeranno i corpi ed i peccati commessi da Israele saranno considerati come atti di giustizia, una specie di salvezza generale per gli ebrei. È previsto anche l'arrivo di un messia, gli ebrei stanno tuttora aspettando questo messia e mentre per i cristiani il messia era Gesù. Perfetto, grazie mille Giuseppe per essere stato nostro ospite, è stato super interessante. Noi invece ragazzi ci vediamo al solito dopo la sigla. E anche questo Pizza Talk finisce qui. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per essere avvisati dei prossimi video.
di lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto il video. Commentate con un ospite che vi piacerebbe vedere, un argomento che vi piacerebbe trattare. Seguiteci anche su Spotify e se siete su Spotify su YouTube. E niente ragazzi, noi ci vediamo alla prossima pizza e alla prossima intervista. Io non vedo l'ora. Ciao ragazzi.